Buonasera dalla redazione di 68 News. Si è conclusa con oggi la visita della Commissione Difesa al Senato in città. Il presidente della Commissione, De Gregorio, è entusiasta dei piani statunitensi per la nuova base. Vicenza deve andarne fiera. Lo sbaglio è stato del governo che non ha informato prima. Su tono diverso però le dichiarazioni della senatrice Menapace: faremo il possibile affinché il tutto avvenga nel rispetto dei diritti civili ed ambientali. Sentiamo i dettagli della giornata nel servizio. È ripresa questa mattina, poco dopo le 9.30, la missione della Commissione Difesa del Senato. I 5 rappresentanti, il presidente Sergio De Gregorio, Lidia Menapace, Giulio Marini, Luigi Ramponi e Claudio Perrin, si sono recati alla caserma Chinotto che ospita l'Euro Genfor, la forza di gendarmeria europea che ha suscitato l'ammirazione dei parlamentari. La visita è proseguita con l'impegno clou della mattinata. L'appuntamento era alla caserma Ederle, dove gli stati maggiori americani hanno sciorinato carte e piantine sul nuovo insediamento. Le spiegazioni sembrano aver convinto i membri della commissione, che non trovando niente da eccepire ai progetti dell'esercito statunitense, scaricano la colpa delle proteste della cittadinanza vicentina sulla scarsa trasparenza del governo. Il governo avrebbe avuto il dovere di esplicitare ai cittadini vicentini i piani dell'allargamento della base, che noi abbiamo visto e analizzato con dovizia di particolari. Non c'è nulla di cui avere timore, non c'è assolutamente nulla, se non registrare che l'ampliamento della base avrà un riscontro e un risvolto economico forte e importante sul futuro della città. Mancata informazione, se non addirittura negligenza, visto che pare che il vicepresidente Letta abbia preso visione della questione solo pochi giorni fa. E chi ne era a conoscenza non trova una linea stabile, come il ministro della Difesa Parisi. Le garantisco che continuo a insistere per avere risposta su come mai lui ci ha detto alla Commissione continuate a insistere per il referendum, e poi evidentemente era mal informato. Succede persino al Papa di essere mal informato sui precedenti dei suoi vescovi, possiamo perdonare anche un ministro? Alle dichiarazioni entusiastiche di De Gregorio si è fatto sentire anche il segretario di Rifondazione Comunista Franco Giordano, che chiede a nome di chi parli il senatore, se del governo italiano o dell'esercito statunitense. Mentre Severino Galante dei Comunisti Italiani ribadisce che l'ufficio tecnico del Comune di Vicenza ha già bocciato a suo tempo la proposta americana per incompatibilità ambientale. Di ritorno dalla missione a Bruxelles, il presidente provinciale dei Verdi, Erasmo Venosi, presenta una serie di possibili iniziative legali per fermare il progetto della base. Sotto accusa la procedura di approvazione, l'assenza di informazione e soprattutto lo spaventoso impatto ambientale. Sentiamo. Mentre la Commissione Difesa ascolta le ragioni dell'esercito americano, il presidente provinciale dei Verdi, Erasmo Venosi, presenta in conferenza stampa i risultati della sua settimana di ricerche fra Bruxelles, Venezia e Roma sulle irregolarità legali su cui poggerebbe l'intera vicenda Dal Molin. Secondo i Verdi si starebbe configurando un sopruso dal punto di vista ambientale, ma soprattutto dei diritti umani, che prevederebbero informazione e partecipazione da parte della popolazione. L'assenso al progetto di costruzione di una nuova base americana Dal Molin, reso noto dal presidente Prodi nella conferenza stampa tenutasi a Sofia il 9 gennaio, secondo il comunicato diffuso dai Verdi, si riferirebbe ad accordi presi dal governo precedente che lederebbero, qualora ne fosse provata l'esistenza, le norme della legislazione comunitaria afferenti la via e il diritto all'informazione della Carta dei diritti fondamentali, incorporata nel Trattato Costituzionale Europeo. La via è lo strumento di realizzazione del Trattato di Amsterdam, che ha come obiettivi la salvaguardia, la tutela, la protezione e il miglioramento della qualità ambientale, nonché la difesa della salute umana e la garanzia di un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Detto ciò, ha concluso Venosi, dobbiamo attendere le prossime mosse governative sul Dal Molin per attuare la forma di opposizione legale più opportuna. In uno Stato di diritto, le regole che si ispirano al patto di cittadinanza, al patto sociale, se non sono rispettate, azzerano, annullano, contraddicono l'impostazione democratica dello stesso e fanno pensare a paurosi scivolamenti verso regimi preoccupanti. E mentre i deputati dei Verdi con un'interpellanza chiedono al governo di ascoltare l'orientamento dei vicentini con un referendum, la questione Dal Molin si intreccia con il dibattito politico sul rifinanziamento della missione italiana in Afghanistan. L'ex capo dello Stato, Francesco Cossiga, ha annunciato